far sentire lo Stato presente e vicino agli imprenditori in Calabria, con l'obiettivo di rendere Reggio un riferimento a livello nazionale per chi vuole liberarsi dal giogo della criminalità. Nasce anche nella città dello Stretto l'associazione Antiracket, che muove i primi passi dall'esperienza della Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane. Il presidente è Francesco Siclari, imprenditore edile che nel 2020 denunciò intimidazioni estorsive. È stato un percorso difficile, un percorso di solitudine in una fase iniziale, molto, che mi ha segnato molto la mia vita. Però a un certo punto arriva un certo punto della tua vita che dici basta e decidi di liberarti. In prefettura è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la prevenzione dell'estorsione nei cantieri. Un documento importante per difendere tutti gli imprenditori in difficoltà. Ogni azienda che aderirà all'associazione potrà mostrare un cartello simbolico. È un obiettivo di crescita economica, sociale, civile. Noi creiamo una cornice di aiuto, di sostegno che consente agli imprenditori innanzitutto di vedere sorvegliati i cantieri che si vanno ad aprire e in secondo luogo un aiuto, un sostegno per la denuncia. Prosegue così il percorso virtuoso per la lotta anti-racket dei commercianti, che ha preso forma ufficialmente nel 1990 a Capo d'Orlando, nel Messinese. Proprio perché non bisogna rassegnarsi, noi da oggi offriamo uno strumento in più agli operatori economici, perché questa associazione è fatta da imprenditori che sono in grado di garantire ai propri colleghi che ancora non lo hanno fatto che vale la pena fidarsi delle istituzioni, dello Stato, delle forze di polizia, dell'autorità giudiziaria.